Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo video. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Eccomi qua tornata con un nuovo video. Oggi parliamo degli acquisti che ho fatto in Toscana. Ho acquistato un paio di cosine in qualche negozio e poi vi volevo far vedere un paio di cose che mi sono arrivate mentre ero in vacanze, che quindi quando sono arrivato sembrava Natale. Allora, eccomi qui tornata con un nuovo video. Come vi ho detto in anteprima, oggi sarà un video haul di cose acquistate al mare, di cose acquistate appunto in Toscana durante la mia vacanza in Toscana. E poi durante la mia vacanza in Toscana a casa mi sono arrivati un sacco di pacchi. Sembrava di essere, quando sono tornata a casa sembrava Natale da quanti pacchi c'erano. Oggi vi mostrerò alcune cosine che mi sono arrivate, e gli altri comunque li vedrete nel corso dei video. Vi farò vedere le cose che mi sono arrivate. Mi raccomando, ma prima di iniziare il video, se questa tipologia di video haul vi piace, supportatemi con un like qui sotto, e se non siete ancora iscritti al canale invece fatelo con il tastino sempre qui in basso e attivate anche la campanellina, così tutte le volte riceverete le notifiche relative ai nuovi video. Mi raccomando, seguitemi su tutti i social, su Instagram, seguitemi su TikTok, seguitemi su Telegram e seguitemi su Vinted. Mi raccomando, io vi lascio tutti i riferimenti qui scritti in sovraimpressione, e andate anche giù in info box che trovate tutti quanti i link, e soprattutto trovate anche i link dei prodotti che vi mostro in questo video con i relativi sconti, qualora ci fossero degli sconti per voi che le aziende mi regalano per voi. Quindi mi raccomando, aprite sempre l'info box, mi raccomando. Allora, io direi di partire subitissimo con un prodotto che mi è arrivato, che stavo aspettando da un po'. Mi ha contattato un'azienda e il referente era Rosalie, quindi io ti saluto tantissimo Rosalie e ti mando un bacione enorme. Grazie soprattutto per avermi mandato questi fantastici prodotti da provare. Allora, questa azienda mi ha inviato due prodotti di Oclean. Sapete che io utilizzo Oclean già da parecchio tempo, sto parlando appunto degli spazzolini, per chi non avesse mai visto i video. Comunque, per chi non avesse mai visto i video, trovate tutto quanto sul mio canale. Mi ha mandato due prodotti Oclean. Io credevo me ne mandasse uno, in realtà poi mi ha mandato tutti e due, e sto parlando di questi due prodotti qua. Come vi dicevo, io utilizzo i loro spazzolini, mi ci trovo benissimo, ne ho una valanga di spazzolini, però mi ci trovo davvero davvero bene. Sono funzionano bene, non mi hanno mai dato problemi di batterie né nulla, quindi fantastico. Mi ha mandato uno spazzolino e idropulsore, che è questo qua, che si chiama Oral Irrigator. Allora, vediamo prima, apriamo lo spazzolino, lo apriamo insieme. Allora, lo spazzolino si chiama Flow, questo deve essere la linea Flow. Allora, aspettate che ve lo apro. Allora, la batteria, vi dico due o tre cosine per quanto riguarda questo spazzolino. Allora, ha la batteria che dura 180 giorni, quindi fantastico. Ha ovviamente la batteria di ricarica, ha la batteria da ricaricare. Ha 5 modi per spazzolare i denti, quindi ha 5 modi per spazzolarli, quindi ci sono 5 livelli differenti. C'è il timer di 2 minuti per spazzolare i denti, e poi è waterproof, quindi potete andarlo ad inserire tutto sotto l'acqua che non succede assolutamente nulla. Questo qua è nel color bianco, dovrebbe essere, sì. Allora, qui abbiamo ovviamente il librettino di istruzioni, quindi per vedere come funziona il prodotto. Abbiamo il cavetto di ricarica come al solito. Questo in confronto a quelli che ho non ha la base, quindi ha il cavettino di ricarica, e questo è il nostro spazzolino, la nostra base. Eccola qua, guardate che carino, tutto bianco. E qui abbiamo il nostro brush, quindi comunque il nostro spazzolino, le nostre setole, che vanno poi inserite qui e poi va a lavorare. Ovviamente si va ad accendere il pulsantino qua, ok, per andarlo ad azionare, e poi comunque ci sono scritte tutte quante le istruzioni qui sul librettino, quindi per qualsiasi cosa lì su c'è scritto veramente veramente tutto. Ed è molto carino il design, perché è tutto bianco opaco ed è veramente molto molto bello.
Altra cosa, sempre di Oclean, che mi è stata inviata, aspettate che lo andiamo ad aprire, è appunto il nostro idropulsore. È sempre Oclean, sempre dello stesso brand, ma che bello, non l'avevo ancora aperto questo. Allora, troviamo un cartoncino con dietro tutte le istruzioni e tutti i riferimenti relativi ai pulsanti che ci sono nell'idropulsore, insomma. Allora, anche qui abbiamo il nostro librettino di istruzioni, ok, il nostro cavettino di ricarica, abbiamo i nostri... Questi qui sono praticamente tutti gli aggeggini che andranno sul nostro idropulsore, quindi comunque abbiamo tutti. Sì, ci sono delle cosine con delle setole, gli altri sono tubicini normali, quindi i nostri tubetti. E questo è il nostro idropulsore, la nostra base, carina, con questa sorta di maniglia che si può tranquillamente tenere, portare a mano. Allora, questo tappino qui che si va ad aprire, all'interno si va a mettere, ad inserire l'acqua che ci servirà ovviamente, e qui ha un sacco di pulsantini, anche questo davanti mi piace molto che è rosa, il fatto che sia rosa, aspettate, vedete, eccola qua la nostra, praticamente il nostro serbatoio dell'acqua abbiamo, ok, che lo chiudiamo adesso che non ci serve, fantastico. Questo qui si chiama IPX7, sì, ed è un irrigatore portatile, quindi comunque ve lo potete portare anche in viaggio eccetera, perché non è il solito cassone che si deve tenere sul mobile, insomma, con tutti gli accessori, ma questo si può portare tranquillamente anche in viaggio. Qui ha il beccuccio dove andare a mettere, ha lo spazio per andare a mettere tutti, inserire tutti i beccucci, e qui abbiamo tutti i nostri tastini, che ovviamente abbiamo poi tutte le spiegazioni qui, sia per denti sensibili che per denti normali, per impulsi molto più forti, impulsi molto molto leggeri, vabbè, ha tutto scritto comunque qui. Ottimo, ottimo prodotto secondo me, da portare anche in viaggio, mi piace molto anche proprio il pack, è veramente fatto molto bene. Quindi io ringrazio tantissimo l'azienda, ragazze, se mi rilasciano dei codici sconto io vi lascio tutto qui sotto in info box, e questo eventualmente è il codice sconto per voi, quindi mi raccomando, se voleste provare i prodotti di Oclean, con i quali io mi ci sono trovata già benissimo, mi raccomando, andate qui sotto in info box e acquistateli per avere un pochino di sconto. Io ringrazio tantissimo l'azienda per avermi dato questa fantastica opportunità. Vi faccio vedere alcune cosine che ho preso in vacanza. Allora, io direi di partire, mi è arrivata un'altra cosina, adesso vi faccio vedere poi che cosa. Allora, sono stata da Piazza Italia, perché dovete sapere che sono stata da Primark il primo giorno che sono partita, prima di arrivare in albergo, appunto, ci siamo fatti, abbiamo fatto proprio una sosta da Primark e abbiamo fatto un giretto da Primark, però poi sono andata anche a vedere un po' in giro per il centro commerciale. E sono stata a Firenze ai Gigli, e questo è il sacchettino di Piazza Italia, perché sono entrata da Piazza Italia per dare un'occhiatina molto veloce, in realtà poi sono uscita con una cosa. Allora, ho preso da Piazza Italia e ho pagato, aspettate che ve lo dico, 15 euro anziché 19,95, che in realtà con il 25% di sconto è un pochino, però va bene lo stesso. Di questo ho preso una LXL e ho preso una tuta, ho preso una salopette, ho preso, sì, un tutone, si chiamano tute. Questa qua l'ho presa a righe, è fatta in simil lino, ma neanche, perché non è lino, comunque fatta così a righe lunga, quindi è un pantalone lungo. Qui avete la possibilità di andare ad accorciare con i nodini la vostra tutina, mi piaceva tantissimo, adoro queste tute. Qui ha le taschine, eventualmente a due tasche, mi piacciono davvero tantissimo. Sapete che ne ho acquistate alcune su Shein, mi ci sono trovata molto bene con quella quadretti, e quindi appena ho visto questa qua a righe ho deciso di prenderla immediatamente. Le rifiniture, questa qua le ha in giallo, c'era anche con le rifiniture in rosso mi sembra,
Sì, in rosso, soltanto che ho deciso di prenderla in giallo perché comunque era un pochino più tenue rispetto al rosso che era un pochino più marcato, quindi comunque ho voluto prendere questa qua. Avete la possibilità di andare a fare delle pieghine in fondo oppure tenerla normale, mi piace davvero molto. Poi, altra cosina che mi è arrivata sono degli occhiali di un'azienda che si chiama Zinf, questa qui. Mi hanno contattato per chiedermi se mi avesse fatto piacere provare dei loro occhiali e mi hanno dato la possibilità di sceglierne tre paia, infatti sono qua. Io non so davvero come mettere tutti gli occhiali che ho, devo trovare una sistemazione per i miei occhiali perché ne ho veramente una fucilata tra occhiali da sole e occhiali da vista, però comunque è un accessorio che mi piace un sacco. L'occhiale da sole mi piace tantissimo da indossare, gli occhiali da vista, anche perché a me manca un po' da un occhio un po' dall'altro, mi piacciono comunque mi piace comunque indossarli e mi piace averli un pochino differenti rispetto ai soliti. Li ho sempre portati da bambina un pochino più riposanti, però adesso noto proprio che da lontano ci vedo un po' maluccio, nel senso che da vicino vedo benissimo, da lontano vedo un po' sfocato, quindi preferisco tenermi sugli occhiali per non sforzare la vista e non fare questo lavoro qua da lontano che non è né bello né altro, ecco, insomma. Comunque, appunto, mi sono arrivati tre paio di occhiali, ne ho scelti uno da sole e due da vista, adesso li vediamo insieme. Mi piacciono molto le confezioni, sono in cartone con appunto l'occhiale all'interno. E adesso li vediamo. Allora, il primo che vi faccio vedere, tiro fuori questo. Vabbè, all'interno abbiamo il nostro, vabbè, grazie per il tuo acquisto, eccetera, quindi un bigliettino. Ok, custodia. Allora, il primo che ho scelto, vabbè, oltre ad avere i bigliettini all'interno ha anche il panno per andarli a pulire, ovviamente. Ho scelto questo occhiale qui, molto molto carino, un po' a forma così, un po' su a gattino, con questo disegno qua, guardate che bello, tutto con i fiori, mi piace moltissimo, è sull'azzurrino. Allora, questi qua li ho fatti fare graduati, ok, aspettate perché volevo, però mi vedete un po' scura. Vabbè, l'occhiale è questo qua, mi piace davvero parecchio, è veramente molto bello e secondo me il disegno qua nei bordini è fantastico, veramente tantissimo, proprio proprio bello, mi piace un sacco. Questo qua è graduato, quindi potete tranquillamente chiedergli con la vostra prescrizione senza nessun problema, li personalizzano appunto in base ai vostri problemi di vista. Quindi questo qua l'ho fatto fare graduato normale, quindi comunque non credo sia neanche antiriflesso, forse sì, non lo so. Comunque, vabbè, questo qua è l'occhiale. Poi ne ho scelto un altro, sempre da vista. Allora, l'altro occhiale da vista che ho scelto invece, oltre a farlo graduato, l'ho fatto anche con antiluce blu, quindi comunque mi servirà per utilizzarlo al PC, per utilizzarlo con il cellulare, quando lavoro, quando devo utilizzare tanto il computer, quindi nel momento in cui devo utilizzare il computer, quelli sono luci blu, anche quelle del telefono, e quindi di conseguenza ho bisogno di qualcosa che mi protegga gli occhi. Anche all'interno di questo troviamo il nostro panno. E l'occhiale in questione è questo qua, ok? Fatto tutto nero con le rifiniture in oro e questo qua è fatto così, ok? Molto 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 carino, mi piace un sacco. Scusate il riflesso, ma non so veramente, cioè se io tolgo la luce io sono scurissima in viso e non si vede assolutamente nulla. Quindi io ho i segni tra l'altro bianchi dell'abbronzatura perché sto così quando prendo il sole che sembra una scimmia. Vabbè, comunque a parte quello, l'occhiale è veramente molto bello, leggero, non dà assolutamente problemi perché è veramente molto molto leggero, mi piace tantissimo, è veramente fatto molto bene, è rifinito molto bene, quindi questo qui è uno degli occhiali che andrò ad utilizzare sicuramente subito perché nel momento in cui devo lavorare assolutamente se mi danno fastidio gli occhi vado a mettere questi e problemi non me ne creano. Ultimo occhiale che ho scelto è un occhiale da sole,
è un pochino da non lo so, un po' tanto scuro a mio avviso, perché pensavo fosse più chiaro dal sito, invece questo qua ha la lente un po' tanto scura. Però l'ho fatto fare graduato anche questo, perché non ho un occhiale da sole. Tutte le volte magari sono gli occhiali da sole, devo leggere cose da lontano, non riesco a leggere se non faccio questo lavoro qua. Quindi ho detto vabbè, se ho l'occhiale da sole graduato va benissimo. Anche qui in questo caso abbiamo il nostro panno e l'occhiale è questo qua. Un po' la forma mi ricorda questo da da vista, ok, però in realtà questo qua è quello da sole, veramente molto molto carino. Anche questo in nero con le rifiniture in oro, molto bello. È un po' scuro, però è veramente bellissimo, mi piace un sacco. È molto distanziato dall'occhio e dal, vedete che comunque ci passano le mani sotto, però è veramente splendido, mi piace tantissimo, super super figo e si vede benissimo. Un po' scuretto si vede, però comunque protegge tantissimo gli occhi, ed essendo poi comunque graduato mi piace molto, perché così riesco a vedere da lontano anche con gli occhiali da sole. Quindi questi sono tutti gli occhiali che mi hanno inviato e mi hanno mandato gratuitamente. Le ringrazio tantissimo. Se ho dei codici sconto ve li inserisco qui sotto in info box e qua in sovraimpressione. Mi raccomando, se voleste provare i loro occhiali, io questo qua l'ho potuto testare e vi devo dire la verità che mi ci sto trovando bene in questi giorni che sono tornata dalle vacanze, lo sto utilizzando e mi sto trovando molto bene, quindi comunque ve lo straconsiglio. Quindi se volete risparmiare un pochino sui vostri occhiali, io vi consiglio di utilizzare il mio codicino sconto, che così potete tranquillamente risparmiare un pochettino. Poi passiamo ancora alle cose che ho acquistato. Allora, sono stata in un negozietto a Lido di Camaiore. Abbiamo fatto una passeggiata a Lido di Camaiore la sera e io gli acquisti migliori li faccio la sera, non so perché, cioè io mi ritrovo alle 11 di sera ad acquistare in negozi. Complimenti Ale, brava, sempre la solita che fai sempre danni dove non devi. Comunque io nel frattempo sto morendo di caldo, non ve lo sto neanche a dire. Comunque, sacchettino. Allora, in realtà ho comprato anche un vestitino per mia mamma, che gliel'abbiamo già dato. Allora, ho preso un po' di cose per i capelli. Allora, aspettate che tiro fuori tutto, adesso ve li provo anche insieme. E ho preso poi un braccialettino, vabbè. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere, il braccialettino che ho preso un braccialettino fatto così, con il filo e poi questa piastrina qua, che ricordano molto i braccialettini di Valentina Ferragni, ma in realtà non è. Molto molto carino, su base azzurra, e quello è verdino, mi piace tantissimo. Pagato 3,90 euro, adesso lo andrò a mettere insieme ai miei bracciali. Ha la cordina per andare a stringere e questo è il braccialetto. Molto 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 carino. Appena l'ho visto lì questo colore ho deciso di prenderlo subito subito subito. Poi ho preso un bel po' di cose per i capelli. Allora, 3,90 euro ho preso una fascia per i capelli fatta così, in nero, ok, con questo mega fiocco davanti, nera, e questa qua l'ho presa in argento, sì, perché c'era anche la versione nera e oro, però si vedeva un po' troppo l'oro e non mi piaceva, quindi ho deciso di prendere questa qua. Vediamo se riesco a provarmele queste fasce fantastiche. Allora, aspettate, così le vediamo anche. Allora, questa secondo me, oltre a stare bene con i capelli comunque sciolti, vedete che effetto che fa. Aspettate, in realtà, ok, potete anche decidere di utilizzarla con una coda, vedete? A me piacciono molto queste fasce per i capelli, perché, non lo so, mi piacciono veramente tantissimo. A me i prodotti per i capelli, o comunque fasce, turbanti, cerchietti, mi piacciono tantissimo e li utilizzo un sacco, sia d'estate che d'inverno. Comunque ho preso questa qua 3,90 euro. Poi ho preso dei cerchietti. Allora, il primo è questo qua, con questa parte qua che sembra una come si dice, una borsa in paglia, un cappello in paglia, e sopra ha il tessuto delle bandane che si usano e si utilizzano adesso in questo periodo. Pagata 4,90 euro. Questa qui è fatta, aspettate, ok, così.
Anche questa bellissima, mi piace un sacco. Io veramente li adoro questi cerchietti qua. Anche questa utilizzata da solo con dei capelli comunque raccolti in questo modo. Mi piacciono un sacco veramente. Fatti così con i capelli raccolti, secondo me è la morte sua, sono la morte sua. Poi ne ho preso uno rosa così, fatto in questo tessuto qui. Questo ho pagato 2,90 €. Ok, questo è così. Anche questo molto molto carino, devo dirvi la verità. Poi per 2,90 €, voglio dire. E poi ho preso questo qua con topolina, con questo fiocco gigante, tutto nero. Anche questo lo adoro. Questo di topolina è fantastico. Questa proprio con uno chignon, oppure comunque con i capelli raccolti in una coda, con dei boccoli dietro, sono, non lo so, mi piace un sacco. Oppure, sì, non lo so, così mi piace tantissimo. Questo qua, pagato 2,90 €. Infatti la prima, il primo che ho preso è stato questo. Poi ho preso il resto, comunque, vabbè. E poi ho preso due turbanti fatti così. Ok, con il fil di ferro all'interno, uno in rosa e l'altro in marroncino, sì, beigiolino, marroncino questo qua, sì, un caffè latte, molto molto carini. Questi due potete metterli o insieme, secondo me, che stanno molto bene come colori, perché sono colori che secondo me insieme, anche girati così, stanno veramente, boh, non lo so, mi piacciono insieme. Comunque, questi sono molto leggeri come tessuto, pagati 9,90 €, mi piacciono un sacco, quindi i soliti miei turbanti che, aspettate, se riesco a farvi vedere più o meno, io tutti i turbanti, ovviamente con i capelli messi in un determinato modo, i turbanti io li metto poi tutti così e li vado ad arrotolare in testa. Seguitemi su Instagram perché lì sicuramente vi posterò poi le foto con i turbanti nel migliore dei modi, ecco. Quindi questi qua sono quelli che ho preso. Poi aspettate, fatemi vedere. Allora, vabbè, qua dentro ho un detergente igienizzante, che questo qua ce l'ha regalato il signore, praticamente il proprietario della, dei bagni dove andavamo, del Lido dove andavamo. E questi qua sono i bagni La Versiliana, siamo stati lì tutti gli 8 giorni, e ci ha regalato appunto il giorno di il 15, quindi a Ferragosto, ci ha fatto trovare sui lettini, sulle sdraio, ci ha fatto trovare a tutti un detergente igienizzante, quindi fantastico. Vabbè, questo qua è un pensiero molto carino. Ah, poi, prima di farvi vedere le cose che ho preso sulla spiaggia un braccialettino fatto così con le palline, che lo andrò ad inserire insieme agli altri bracciali, quindi un braccialettino con le palline fatto così. Allora, me lo ha messo qua, è un braccialettino in argento, quindi lo andrò ad inserire, eccolo qua. Questo qua è in argento con tutte le palline, infatti c'è scritto anche qui argento 925, ok. Quindi questo braccialetto qua lo vado ad inserire insieme a tutti gli altri. E poi niente, ho preso altri due braccialettini, ma proprio di quelli, uno che voglio metterlo alla caviglia, questo qua, i soliti, e questo qua invece con tutti i ciondolini da mettere al braccio. Poi in un negozio che si chiama, ma in realtà le scarpe che ho preso sono di Dora Store, questo qua. Questo negozio qua era a Pietrasanta, in città appunto, nel paesino. Sono riuscita a comprare 2 paia di scarpe, avete visto le foto su Instagram sicuramente nelle storie, dove praticamente Orazio mi ha fatto le foto mentre stavo comprando le scarpe, ecco, insomma. Allora, mi ha dato un sacchetto enorme. Allora, la prima scarpina che ho preso è una scarpa carina, a vederla lì poi al piede quando sono tornata a casa, io me la sono provata lì quando sono tornata poi a casa, boh, spero che mi stia meglio, insomma, comunque va bene. Ho preso questa ciabattina qua, è bellissima, anche il colore è super super estivo, molto carino, è molto comoda questa ciabattina, con appunto tutti questi filacci in corda,
veramente molto comoda, morbida, perché comunque è morbida. Appena l'ho provata, devo dirvi la verità, mi sono trovata subito bene. Ho preso un 37 di questo, perché la vestibilità di questa era, in realtà ho provato un 38 ed era quasi uguale a questa, però allora ho preso il 37 perché nell'altra ci mancava un pochino, quindi non mi piaceva. Quindi ho voluto prendere questa qua, molto molto carina, quindi dovete anche inserire il dito, è molto bella, con la bronzatura sta benissimo. Queste qua l'ho pagate 29 euro, aspettate, fatemi pensare, 29,90 euro. Poi ne ho presa un altro paio perché la Ale di una non se ne faceva nulla, se ne è volute comprare due a tutti i costi. Queste qua le ho pagate 19,90 euro. Sì. Allora, o il contrario, forse queste 19,90 e questa 29. Vabbè, comunque i prezzi sono carini. Allora, ho preso una ciabattina bianca, molto molto carina, fatta così, semplice. Vanno tantissimo di moda in questo periodo queste ciabattine qua. Di questo ho preso un 38 perché comunque calzano un pochino. Allora, vi spiego anche questa. Molto probabilmente quella sera lì avevo i piedi gonfi che sembravano dei cotechini. E quindi quando ho provato il 38, perché il 37 non lo aveva, il 38 lui mi dice comunque calzano piccole. Fatto sta che quando l'ho provata era, non vi dico stretta, però comunque sembrava quasi il mio 37. Sono tornata a casa dopo le vacanze, mi sono provata la scarpa ed è larga, ed è leggermente larga. Me la terrò lo stesso perché magari i piedi si gonfiano lo stesso, però comunque è un pochino larga. Però tutto sommato va bene così, anche se un pochino larga così non mi fa il segno qui sotto. È tutta bianca, tutta bianca, anche questa abbastanza morbidina, con la scritta, vabbè, Dora, perché è il negozio. E poi qui su ha questa sorta di catena gommata in opaco, sempre bianco su bianco. Ce l'aveva anche in altri colori, mi pare in giallo fluo come questa e in fucsia, però la volevo bianca, proprio la fissa mia era il bianco perché non avevo una ciabattina bianca semplice così, proprio una ciabattina da mettere sotto i vestitini, sotto i jeans eccetera, ne volevo una bianca e quindi ho deciso di prenderla. Quando ero in cassa ho notato anche che aveva lì dalla cassa dei ciondoli per la borsa, e quindi ho deciso di prendermi un ciondolo per la borsa che era in super sconto perché anziché pagarlo 25 euro, che c'è il cartellino anche qua, l'ho pagata 10 euro, ed è questa catenella qua. Ok, fatta così con tutte queste fantastiche palline, ok, in argento, bellissima. A me le catenelle nelle borse piacciono un sacco. Ora deciderò se dove attaccarla, soprattutto perché devo capire quale borsa ha le rifiniture in argento per poterla attaccare, ma è davvero davvero bellissima. Se non dovessi trovarne una di borsa con la rifinitura in argento, chi se ne frega, queste qua le attacco alle chiavi e quindi le metto come portachiavi alle chiavi. Quindi questo è il ciondolino con tutte queste palline colorate, mi piacciono veramente veramente tantissimo. Quindi niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Mi raccomando, state sintonizzate perché usciranno veramente un sacco di video, e soprattutto uscirà il video di Primark che mi state richiedendo in tantissime, veramente in tantissime, sui messaggi di Instagram in direct mi state chiedendo: ma quando esce il video di Primark? Ma hai comprato da Primark? Che cosa hai comprato? Ci fai vedere le cose di Primark che hai preso? Sì, assolutamente sì. Volevo farvi vedere altre cose prima del video di Primark. Il video di Primark molto probabilmente uscirà settimana prossima, quindi mi raccomando, sintonizzate che uscirà. State tranquille che il video di Primark esce, anche perché ho preso delle cose sfiziosissime e quindi sono tutte da vedere. Quindi niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo in un prossimo video, seguitemi sui social, mi raccomando. Vi mando tanti super mega bacioni e ci vediamo alla prossima. Ciao!